Ciao a tutti, buongiorno. Oggi mi trovo con alcuni amici nel comune di Ozzano dell'Emilia e andremo a fare qualche giro intorno alle colline di questo paese. Oggi la giornata è un po' uggiosa, ieri era una bellissima giornata, oggi è un po' umida. E oggi si va via con l'MTB muscolare. Servizio scopa. Thank you.
qui siamo al centro visita La Torre, che d'estate organizzano diverse manifestazioni, camminate a piedi, musei, fanno un po' di tutto, ecco. Ricordo che siamo sulle colline di Ozzano delle Miglie. Quanto è bello quest'albero. Centro visita di La Torre. Ok. Si prosegue. Qui invece siamo all'agriturismo Dulcamara, una fattoria didattica dove fanno anche da ristorante, tutto vegetariano. Qui hanno diversi animali, viene visitata sempre da un sacco di persone, anche da scuole. Hanno cavalli, marzotti, capre, galline, mucche e quant'altro. E siamo sulle colline di Ozzano delle Miglia. Potete arrivare fin qua, parcheggiare l'auto e farvi una bella passeggiata a piedi in mezzo alla natura. E noi proseguiamo. C'è anche la fontana. Noi siamo venuti da Tolare di Sopra, proseguendo si va per Sette Fonti. Noi scendiamo Parco Regionale Gessi Bolognesi, che cala anche dalla Badessa. Qua si potrebbe andare a destra o a dritto, no? Andiamo a destra. Ciao, ci sono altri 5. Non si vede niente, eh? È tutto molto coperto. Tutto molto coperto, ma qua ci sarebbe una gran bella visuale. Ok, oltrepassiamo il cancello, che non è strada privata. Ok, qui abbiamo abbandonato il percorso iniziale, facciamo una piccola variante. Adesso non ho capito bene se si chiama la Bisciolina. Qui si scivola. No, perché era il gradino. Si scivola. Non lo conoscevo il gradino, eh. No. Qui, perché arrivi in una curva, arrivi forte,
e qui è facile, vedi, c'è una radice che ti fa perdere l'equilibrio. Non è semplice. Cosa c'è? La battuta del cinghiale? Manca solo che mi trovo un cinghiale. Ok, siamo dovuti tornare leggermente indietro sulla strada perché qui c'è una battuta al cinghiale e dove c'è la battuta al cinghiale preferibile non passare. Ciao. Certo. Allora, qui siamo tornati indietro, siamo tornati dentro l'agriturismo Dulcamara, bioagriturismo Dulcamara, e scendiamo. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. E guardate qua che spettacolo. Qui siamo i calanchi di Ozzano. Peccato che ci sia questa foschia, non si vede bene il panorama. Andiamo laggiù, che c'è già Domenico e Claudio, percorso tutto così. Diciamo che con le gomme lisce che ho e gomme dure come il sasso, mamma mia,
È lupo quello? Quelle impronte lì? Si vede che l'unghia centrale. Mamma mia! Quale? Ah sì, sì. Impronte di lupo. Mamma mia, qui ce ne sono dei lupi. Qui abbiamo i lupi, eh? Infatti, ma che noi siamo venuti da i Calanchi di Sant'Andrea. Ora proseguiamo di qua che usciamo dai Calanchi. Dovremo tornare sulla strada ghiaiata per poi rientrare in centro Alzano. Ora andiamo incontro agli altri. C'è dietro? Ah, e basta? Sì. Ok. Hai fatto Fabio? Un bacchetto? Ah. Fabiuzzo, la giovane promessa della mountain bike. Nulla teme, tutto fa. Eh? Hop hop. Le nostre due mitiche donne. Le quote rosa. Dicevo che
qui siamo sentiere dei Calanchi della Badessa, parco regionale, zona B. Qui c'è il parcheggio delle auto, si lascia la macchina e si passa a piedi. Non so il nome di quel castello là. Ah, è Palazzo Bersani. Praticamente si va verso Passo della Raticosa e noi torniamo verso Zano Emilia. Noi siamo arrivati da di là. Qui andiamo a destra o dritto? Ah, ok. Allora, noi siamo arrivati da sinistra, dai Calanchi di Sant'Andrea. Voi siete qui. Via Flaminia Minor, Ozzano. Ora noi attraversiamo di là.
Eccoci arrivati. Ozzano, palazzetto dello sport, viale 2 giugno, via principale di Ozzano, e questo è il ritrovo con i ragazzi. Allora, il video è terminato, abbiamo fatto un bellissimo giro in compagnia di splendidi amici, Sara, Domenico, Claudio, la Giulia, Fabio, Gianluca e Mauro. Splendide persone, amici che mi hanno condotto sulle colline di Ozzano e loro conoscono tantissimi giri da queste parti, ne farò altri insieme a loro. Spero che il video vi sia piaciuto e se avete qualsiasi cosa da chiedere scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ciao a tutti!